realizzare un biglietto d'auguri per la festa del papà. Io ho pensato di realizzarlo in questo modo, cioè che oltre ad essere un semplice biglietto, metterci all'interno anche una sorpresa. Se vi piace potete anche farla uguale, altrimenti ci potete mettere nella tasca del creiamo qualsiasi cosa che voi desiderate. Come prima cosa dobbiamo tagliare un cartoncino, io l'ho preso di colore nero, 27 x 19,5, quindi 27 x 19,5. Poi dobbiamo segnarci delle pieghe. Guarda, ecco qua. Allora, quindi la prima piega va fatta a 12,5. Giriamo e facciamo anche l'altra piega, sempre alla stessa lunghezza, 12,5. Quindi ci troviamo piegandolo ci troviamo in questa situazione. Adesso lo mettiamo momentaneamente da parte. Un'altra cosa che dobbiamo preparare è la tasca che va all'interno. Quindi, allora, prendiamo un cartoncino, questa volta come misura, altezza 9,5 e larghezza 19. Poi a 2 cm facciamo la prima piega, a 1,5 cm facciamo la seconda piega e ripetiamo la stessa cosa all'altro lato, mentre sotto deve essere alto 1,5 cm. Poi tagliamo l'angolino, questo qui, e tagliamo anche questo pezzetto. Ripetiamo l'operazione anche dall'altro lato. Questo perché? Perché quando lo andiamo a piegare in questo modo, mettendo lo scotch qui, praticamente ci ricaviamo una piccola tasca. Quindi adesso prendiamo il nostro nastro adesivo e incominciamo a fare la tasca, a chiuderla e lo applichiamo. Andiamo a mettere da parte momentaneamente. Poi, per la sorpresa da mettere nella tasca, io stavo pensando a un block notice, cioè un blocchetto dove per l'appunto si può scrivere, si può fare, insomma, prendere appunti, se ecco un papà che magari lavora, questo potrebbe essergli utile. Quindi nel mio caso, io come misura ho scelto un cartoncino marrone che è la base di 10,5 x 14,9. poi ho già tagliato dei diversi fogli di carta bianca, quindi la carta, diciamo, quella per la stampante, la classica da 80, e l'ho tagliata sempre 10,5 x 14,9, mentre con
come copertina mi piaceva questa, visto che stiamo parlando di un maschietto, di un papà, e pensavo insomma poteva essere un po' più adatta. E come misura è sempre 10,5 x 14,9. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è fare dei buchi qui sopra per metterci la nostra spirale. Cominciamo dalla base, prendiamo la misura e andiamo a tagliare. Ecco qua, io ho deciso di fare di 6 perché tanto suppongo che siano sufficienti, quindi prendiamo un altro pochino di fogli, li sistemiamo, li appoggiamo alla misura che abbiamo preso e tagliamo. E proseguiamo così per tutti quanti. Ok, una volta finito a bucarli tutti, dobbiamo mettere la nostra spirale, quindi abbiamo detto che sono 6 buchi, contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi dobbiamo tagliare 3. Allora dobbiamo vedere qual è il numero corretto, quindi prendiamo il nostro misuratore. Se non sapete la misura, basterà prendere questo qui che esce in dotazione con la macchina e provarli. Questo è troppo piccolo, passiamo al successivo. Ok, allora vedete? Per esempio questo va bene perché è la misura corretta. Se invece io prendevo questo, questo è più piccolo, vedete? Ok, quindi noi dobbiamo cercare la misura. La misura nel nostro caso è questa, quindi 19 mm. Come facciamo a misurare qui? In questa parte 19 mm. Allora, prendiamo la nostra schedina, la posizioniamo qui, giriamo la manopola, quindi nel mio caso dove devo ingrandire, quindi allarghiamo. Quindi questo è un metodo. Ok, e vediamo, questa dovrebbe essere la misura corretta perché vedete riesce a entrare e uscire benissimo. Se no, un altro modo è, vediamo un po', vedete qui dentro ci sono dei numeri, quindi sarebbe in questo caso come numero che a noi interessa è questo qui, 3/4. Quindi dobbiamo posizionarlo a 3/4 qui. Altrimenti si fa con la schedina e va bene lo stesso. Ok, adesso quello che ci resta da fare è inserire questo e chiuderlo. Ok, ecco qua, il nostro bellissimo blocchetto è pronto.
ancora io ho messo questo quantitativo di fogli, ma poi voi siete liberi di decidere quanti metterne. Bene, adesso non ci resta altro che passare alla decorazione. Io stavo pensando a un progetto di canvas, quindi adesso ok, ora pensiamo alla decorazione. Andiamo sui progetti che Canvas ci propone, scriviamo festa del papà e vediamo un attimo cosa ci tira fuori. Allora, qui abbiamo un biglietto, una bustina, un portafoto, potrebbe essere carino questo, una bella camicia con la cravatta, sì, perché no? Allora, quindi prendiamo questo, poi la mia intenzione ovviamente non è quella di prendere tutto, ma prendere solo una parte, quindi prendiamo questi oggetti, questo non ci occorre, quindi lo eliminiamo. Ok, allora io come decorazione vorrei fare la camicia, questa scritta che poi verrà applicata sopra quest'altra parte verde e la cravatta. Adesso non ci resta altro che inviare tutto alla macchina e tagliare. Bene, andiamo alla macchina. Abbiamo stampato il programma di Canvas, ci resta altro che
penna, abbiamo il posto per un segnalibro. Abbiamo il nostro taccuino. Bene amici, e con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere.